Benvenuti su Ungolden in questo nuovo video! Vi mostriamo i nuovi componenti che faranno parte della camperizzazione del nostro ACM80. Nuovi membri del club. Sì. Rossella è super felice. Io li tratto come se fossero delle persone perché, no, non lo sono in realtà, però andranno a costituire gli ambienti della nostra casa su ruote, quindi comunque sono pezzi fondamentali e in particolare c'è un pezzo più importante di tutti, senza il quale non potrei vivere. Michele ha già capito a cosa mi sto riferendo. L'aria condizionata, perché dovete sapere che appena arriviamo a 25 gradi Rossella incomincia a boccheggiare. Infatti ci sono 36 gradi fuori e io sto ringraziando tutti i santi perché la casa in cui stiamo vivendo è freschissima, non abbiamo ancora accesso all'aria condizionata, meno male. Per non rischiare la vita di Rossella abbiamo scelto il modulo aria condizionata MaxAir Mach da 3.1 kW. Amo, non ti puoi lamentare, è il più potente che sono riuscito a trovare. Pesa circa 40 kg, è lungo 1 metro e 30 cm ed è largo 67 cm. Che vuoi tu? Come avrete calcolato dove montare l'aria condizionata sul tetto? Cioè, è un lavoro che ha fatto il progettista già tempo fa. È bene installare il modulo aria condizionata solitamente centralmente, perché per non avere tutto il fresco sproporzionato. Dato che nel nostro caso la cellula abitativa è lunga circa 5 metri, ecco, abbiamo deciso di installarla proprio al centro, nel futuro corridoio, in modo tale da avere il fresco ripartito tra zona notte e zona living. Funziona con la 220, quindi non è 12 volt, però lo possiamo gestire sia tramite Bluetooth, quindi attraverso uno smartphone, possiamo aprire l'applicazione e modificare i parametri, accenderlo, spegnerlo. E la cosa interessante, per chi ha un camper con un impianto elettrico non molto spinto, lui è dotato di tecnologia soft start, ovvero non si attiva il compressore debotto, no? Com'è che si dice che ti fa schizzare l'inverter? No, ha un'accensione molto molto leggera in modo tale da non gravare sull'impianto elettrico del van. Questo è il fungo, appunto, come stavo dicendo, lo installeremo nel van e secondo me è fondamentale perché appunto c'è la doccia, ci sarà tanta umidità, noi questo fungo potremo tenerlo in funzione e lui cosa fa? Aspira l'aria, quindi andremo a creare un ricircolo dell'aria eliminando così l'umidità e il vapore in eccesso. E lo possiamo utilizzare anche se piove. Qui all'interno c'è una guarnizione, quindi l'acqua non può entrare. Qua abbiamo il fusibile. Questo è il tasto che si preme per aprire e chiudere il fungo. Abbiamo all'interno del pacco poi tutto il kit per il montaggio. Questo sembra quello dove si mette l'insalata per togliere l'acqua. Uno scolapasta. Ecco, le viti. Questo articolo funziona a 12 volt, poi in un prossimo video vi spiegherò come faremo a far funzionare, dato che l'impianto elettrico del nostro van sarà 24 volt, ecco, tutti questi oggetti che richiedono un'alimentazione a 12 volt. Come sapete, come vi abbiamo detto tante volte, Van Golden sarà gas free e questo infatti è il nostro piano a induzione. Realizzato da Can, è fornito sempre da Eichel, è un po' sporchino perché è rimasto nel cartone in mezzo alla polvere per tanti mesi. E sembra piccolino, però ho appena fatto la prova con la padella, anzi con le padelle. Per esempio, utilizzando una padella piccola da, questa sarà 16 cm di diametro, e un'altra più grande da almeno 24-26, ci va perfettamente. Quindi ovviamente non è che mi metterò a cucinare per un reggimento, ma tanto saremo solo io e Michele, al massimo qualche amico, qualche ospite vagabondo che incontreremo lungo il cammino. Funziona con la 220, questo è il kit di installazione che stava nel cartone, che troverete anche voi nel cartone qualora voleste acquistarlo, e questi sono i pulsanti di accensione che ovviamente adesso non possiamo provare, ma tempo al tempo, speriamo presto, potremo farlo. Di la verità, volevi questo quattro fuochi? Questo è bellissimo, è quattro fuochi, due piccoli, uno medio, un altro grande,
Questo è la metà, praticamente. I sacrifici della vita in van, vero amore? Però non fa niente. Anzi, il vecchio van aveva sempre due fuochi a gas, erano molto ravvicinati, mi sa che ogni volta... Mi sa, sì, ora mi sono ricordata, avevo rimosso questa cosa, talmente odiavo cucinare in quel camper, i due fuochi erano così ravvicinati che non riuscivo mai a mettere due pentole insieme, due padelle insieme, era sempre un delirio, facevo una cosa alla volta. Quindi questo invece già si vede che è più comodo. E questo è invece il lavello, pensavo fosse più pesante, invece sono, infatti sono partita così, invece è leggerissimo. Togliamo il cartone, grazie amore, eccolo qui. Allora, su questo lavello innanzitutto semplice, ce l'abbiamo scelto appositamente in basic, questo mi sa che era il modello sempre di Can più grande, infatti un 40x40, gli altri erano più piccoli ancora, e soprattutto mi piace, come dicevo, che è semplice, molto minimal. Si potrà ovviamente scegliere anche l'acqua calda e l'acqua fredda da questa manovella. Miscelatore. Miscelatore, scusate, sono le 7 di sera. Sì, perché questo è il miscelatore solo acqua fredda, però sì. Poi lì nel kit di montaggio c'è l'altro. Ecco, l'unica pecca di questo lavello è che secondo me è un po' piccolino, però dovremo arrangiarci anche da questo punto di vista. Tra l'altro avremo una cucina più piccola rispetto alla media, almeno dei van, dei camper che io ho visto. Michele dice no, la cucina è abbastanza grande, dal mio punto di vista è un po' piccolina, poi avremo la lavasciuga sotto, insomma sarà bella concentrata e quindi risparmiare un po' di centimetri non ci farà male. E qui ovviamente abbiamo tutto il kit di montaggio con i tubi, piletta, manovelle, scherzo. Vediamo. Insomma c'è tutto. Rubinetteria. Questo è il miscelatore che fa sia acqua fredda e sia acqua calda. Ecco. Signori e signori, potete ammirare un esemplare di cane bullizzato. È lì che vuole sempre giocare e adesso parliamo un po'. Ciao, grazie per aver visto questo video. Noi ci vediamo alla prossima, lasciateci un like e se volete acquistare i prodotti che abbiamo unboxato li trovate giù nella descrizione. Ringraziamo Aircel. Ringraziamo Aircel come partner di questo progetto e non vediamo l'ora di montare completamente tutto quello che abbiamo visto insieme a bordo di Van Gogh. E soprattutto di fare un test aria condizionata e piano a induzione. E ora farebbe comodo comunque.